si possono stimare, diciamo, i danni attorno, non molto lontani, cioè fra il milione e mezzo di euro per quanto riguarda gli edifici pubblici. Prima stima dei danni a Vittorio Veneto dopo l'ondata di maltempo che tra domenica e mercoledì ha messo in ginocchio la pedemontana trevigiana. 1,5 milioni di euro solo per gli edifici pubblici colpiti dalla violentissima grandinata. Tra questi anche la caserma dei carabinieri, il palazzo delle poste, il municipio e poi il palazzetto dello sport, varie scuole, la da Ponte, Cosmo, Pascoli, Marco Polo, Rodari. Un bilancio pesantissimo al quale vanno aggiunti i danni subiti dai privati con le molte abitazioni ed auto devastate dalla furia del nubifragio. Per quanto riguarda la viabilità, la statale Alemagna, che si pensava sarebbe stata riaperta al traffico oggi, rimane invece ancora chiusa. Nonostante i tecnici dell'ANAS siano al lavoro da mercoledì pomeriggio, la riapertura slitta a data da destinarsi. Il problema non è tanto e solo liberare la strada, quanto cercare di mettere in sicurezza quella parte di materiale che è ancora a monte della strada e che, essendo di notevoli dimensioni, deve essere in qualche modo messo in sicurezza. Domani mattina verrà riaperta la linea ferroviaria Conegliano-Belluno.